Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento d'incontro con quest'oggi nel Salottino Culturale di Telebelluno, come piace chiamarlo a me. Parliamo di turismo, in particolar modo raccontando l'esperienza della società Pordoi SPA, che cosa propone infatti questa realtà. Saluto infatti fin da subito gli ospiti che sono venuti a trovarci, il direttore generale Giampaolo Soratroi, ben trovato direttore. Salve, grazie per l'invito. Accompagnato da Patrizia Terranova, che è responsabile per l'area amministrativa della Pordoi SPA. Ben trovata, signora. Grazie, grazie mille, un piacere. Grazie a voi per essere qui quest'oggi a Telebelluno per raccontarci un pochino come sta andando anche questa stagione turistica invernale. Sappiamo, direttore, cominciamo con lei, che il turismo è uno dei settori portanti, delle anime della provincia di Belluno, e quindi dalla vostra esperienza che cosa ci può dire per quella che è stata la stagione invernale che ormai abbiamo pian piano alle spalle? Sì, noi siamo una società appunto di impianti a fune e lavoriamo sul settore turistico per il trasporto degli sciatori in quota e abbiamo la sede al Passo Pordoi e gestiamo 4 impianti sul lato agordino bellunese, diciamo, del Passo Pordoi. La nostra forza è soprattutto durante l'inverno, perché siamo un anello fondamentale del Sella Ronda, quel circuito conosciuto in tutto il mondo che fa parte del Dolomiti Super Ski, e quindi gli sciatori che percorrono questo magnifico anello, diciamo, sempre con gli sci ai piedi, devono transitare obbligatoriamente per i nostri impianti. E poi sappiamo che comunque gli impianti sono anche proprio il cuore, il motore dell'industria turistica della montagna, perché attorno a voi ruota un po' tutto l'indotto. Certamente le Dolomiti sono il valore aggiunto che abbiamo, cioè vengono da tutte le parti perché ci sono le Dolomiti, e poi sciare in mezzo alle Dolomiti è una cosa proprio che viene apprezzata da tantissimi, soprattutto dagli stranieri, che non mancano neanche quest'anno. La risposta c'è stata, eravamo un po' titubanti, comunque c'è stata una forte richiesta da parte degli stranieri che sono presenti, che amano insomma le nostre montagne. Ovviamente le titubanze, direttore, riguardavano un po' le difficoltà a livello geopolitico generale, le conseguenze comunque della guerra, l'inflazione, giusto? A questo lei fa riferimento? Certamente, noi sappiamo benissimo che usciamo da un periodo molto particolare anche a livello, diciamo, di emergenza sanitaria, siamo rimasti chiusi un'intera stagione. Siamo ripartiti con delle limitazioni di portata, con l'obbligo del Green Pass che ci ha limitato un pochino per quanto riguarda il numero dei turisti, e c'era un po' di titubanza per vedere appunto come la gente avrebbe reagito a una stagione tra virgolette normale. Normale, ecco. Normale. Allora possiamo dire che questa è stata la prima stagione normale. La titubanza rimane anche per la situazione appunto geopolitica e anche un aumento generale dei prezzi, non solo dello ski pass, ma dei prezzi in generale, che poteva allontanare soprattutto le famiglie. Invece abbiamo visto che la risposta c'è stata. Cioè, è stata buona. Ecco, infatti la signora Terranova forse ci può dare qualche dato ulteriore, anche la fotografia, Patrizia, di quella che è stata appunto la stagione invernale fino a questo momento. Esatto, penso che la stagione fino adesso, che deve comunque ancora andare a terminare, quindi abbiamo ancora possibilità di incrementare ulteriormente quello che è stata la risposta ben positiva dei nostri turisti. Noi abbiamo, diciamo, ci siamo posti degli obiettivi facendo riferimento a quelle che era stata la stagione dei record che in passato la Pordoi aveva registrato, la stagione 19-20, che era quella che è stata, si era chiusa anticipatamente per via appunto dell'emergenza sanitaria Covid. Quindi per noi un po' gli obiettivi e i punti di riferimento era quella stagione. E ad oggi questi obiettivi si stanno raggiungendo e pensiamo anche che verranno ben sorpassati, proprio perché comunque ad oggi rispetto a queste stagioni abbiamo un 20% in più dei passaggi sui nostri impianti, che ci fanno ben sperare che andranno ancora a incrementare questa percentuale, visto comunque la disponibilità che avremo dei turisti fino anche tutto a marzo. Da parte delle nostre strutture ricettive, di quello che è il nostro indotto, si sente parlare di una presenza che andrà non solo a marzo ma anche fino a dopo Pasqua, quindi
diciamo, i turisti saranno ben presenti e quindi questo ci porterà a ben sperare appunto che gli nostri obiettivi, il nostro 20% totale possa incrementarsi ulteriormente. Certo, ricordava bene infatti la signora Patrizia, comunque attorno agli impianti di risalita ruotano alberghi, seconde case, ristoranti, certo, rifugi, quindi c'è proprio tutta una catena, certo, tutta la filiera della montagna. E per quanto riguarda le provenienze, diciamo così, anche della clientela straniera, che cosa avete notato? Allora, logicamente l'impatto della situazione geopolitica ha comportato una riduzione drastica, direi anche quasi annientato completamente la presenza di turisti della Russia, quindi tutta la parte dell'est, per via anche della situazione di guerra, quindi della situazione che c'è nei paesi dell'est, quindi Ucraina e tutte le nazioni che ruotano attorno a queste nazioni. E, fortunatamente abbiamo avuto diciamo un controbilanciamento da una grande presenza del turismo della zona austriaca, tedesca. Tanti spagnoli abbiamo avuto nel periodo, soprattutto post periodo natalizio, e tanta gente comunque della zona Ungheria, Polonia, quindi dell'est, vicini al lato europeo. E, diciamo, questa presenza straniera è necessaria, c'è utile, proprio perché comunque il basare la nostra offerta solo su una clientela italiana sarebbe limitante soltanto a un periodo di feste natalizie, quindi di chiusure aziendali settate su quello che è la nostra nazione. Certo, sono le famiglie che vengono appunto da voi, ma anche gli sportivi, che ama, sì, proprio, certo, più, certo, vero, diciamo, l'attività. Diciamo che il periodo dello sportivo è proprio questo, il periodo di febbraio, dove normalmente la situazione anche neve dovrebbe essere la migliore, nonostante purtroppo abbiamo avuto un po' l'impatto di questo aspetto climatico un po' anomalo dell'ultimo anno. E normalmente le famiglie hanno la presenza maggiormente che si vede sotto i periodi festivi, e adesso con il periodo che entriamo in marzo saranno soprattutto persone che, coppie più che altro, gente che sfrutterà le settimane bianche e che quindi si lega di più all'aspetto proprio sportivo, di amante della montagna, amante dello sci, che desidera passare appunto una buona settimana fra i nostri Dolomiti. Tra, ecco, questo meraviglioso patrimonio, esatto, che abbiamo la fortuna di avere. Ecco, la signora Terranova, direttore, anticipava un tema sicuramente cruciale sul quale la società si interroga, che è quello dei cambiamenti climatici, della crisi climatico-ambientale. Per esempio ANEF Veneto, l'associazione di cui voi fate parte, si interroga spesso su questo tema. Poco tempo fa anche in provincia di Belluno c'è stato un apposito convegno su quale sarà la montagna del futuro. Lei cosa ne pensa, per esempio, su questo fronte? Allora, certo, il tema del cambiamento climatico è un tema molto sentito, se ne parla tantissimo, come appunto lei diceva, e è innegabile che la temperatura, che per noi è fondamentale, la temperatura media si sta alzando, ma questo lo vediamo, l'abbiamo davanti agli occhi, perché con tutte le combustioni che ci sono, l'aumento del traffico, dei riscaldamenti, eccetera, è normale che a livello globale ci sia un aumento della temperatura. Questo ci preoccupa, perché questo significa minori precipitazioni nevose e maggior difficoltà nel produrre la neve tecnica, la neve artificiale. Noi abbiamo la fortuna di avere delle piste, le nostre piste di punta sono poste tra una quota di 2100 e 2400 metri, in una zona notoriamente famosa per le nevicate cospicue, cioè quella dei passi, diciamo, dolomitici. E a medio e lungo termine ci sarà veramente da interrogarsi su quello che sarà il futuro dello sci. E stiamo vivendo anche una stagione con scarse precipitazioni, già l'autunno è stato molto scarso a livello di precipitazioni, quindi le falde acquifere molto, molto scarse, molto ridotte, e per fortuna ci sono dei sistemi di accumulo dell'acqua, esatto, per la produzione, certo, della neve artificiale. Quindi i laghi artificiali comunque potrebbe essere una delle strade sulle quali investire, appunto, per cercare di convivere anche con questa situazione, posto che tutti noi ci dobbiamo impegnare, ecco, per azioni che possano, certo, in qualche modo contrastare, ecco, questa, certo, situazione. I laghi artificiali vengono realizzati in modo che non diano grande impatto, anzi
Alla fine devo dire che d'estate sono anche belli da vedere perché possono essere anche un'attrazione, diciamo, per il turista che va a passeggio e quindi per noi è fondamentale avere questa riserva, in modo che, a novembre, quando le temperature lo permettono, dobbiamo avere temperature, evidentemente molto basse, e possiamo iniziare a produrre in caso di scarsità di precipitazioni nevose, possiamo iniziare con la neve tecnica a produrre la neve artificiale. Bisogna dire che spesso è fondamentale per poter avviare la stagione entro i termini Certo, previsti. l'abbiamo visto comunque anche Sì. quest'anno come situazione. Sora Troi, lei ha accennato all'estate. Ecco, adesso abbiamo detto la stagione sarà prolungata fino a quando sarete con questa stagione invernale, diciamo così? Sì, noi in corso In d'opera, corso diciamo, nel d'opera, in corso. rincorsa, Sì, ecco. mentre stavamo correndo abbiamo deciso di prolungare la stagione di una settimana, quindi andremo avanti con quasi tutti gli impianti, quelli diciamo principali, fino al 16 aprile. Devo dire che noi collaboriamo anche con le stazioni di Arabba, con Portavescovo in particolare. Loro sono stati un po' più coraggiosi di noi e hanno deciso di andare fino al 25 aprile. È una cosa sulla quale stiamo lavorando anche a noi, per il futuro, per cercare di fare una sinergia tra le varie società e cercare di prolungare sempre di più la stagione nella primavera inoltrata, Certo, ecco. quindi questo è l'obiettivo comunque che viene perseguito, ecco, Esattamente. dare un'offerta continuativa, possiamo dire così in qualche modo, perché poi c'è subito l'estate, giusto? Esattamente. Poi Ecco, per l'estate? arriva subito l'estate. Noi chiaramente per noi è una stagione molto diversa quella dell'estate, il turista è diverso, abbiamo evidentemente meno presenze, un solo impianto funzionante, però anche questo fondamentale per il Sella Ronda estivo, perché anche d'estate c'è la possibilità di percorrere tutto il Sella Ronda, quindi i quattro passi dolomitici attorno al massiccio del Sella con le biciclette. E quindi noi puntiamo molto sui bikers, quelli che frequentano appunto le piste. Diamo loro la possibilità di scendere attraverso delle piste predisposte appositamente, mantenute con le curve paraboliche, con tutta una serie di accorgimenti che vanno molto bene, diciamo, per i bikers. E naturalmente per quelli che vogliono avvicinarsi alle passeggiate, avvicinarsi di più alle montagne per percorrerle poi a piedi. Ecco, diamo un supporto per poter arrivare un po' più vicini, E insomma. godere quindi di questi meravigliosi panorami. Infatti, Patrizia, ci può aggiungere qualcosa per questo ambito dell'estivo, anche del contesto meraviglioso che vi circonda? Beh certo, diciamo che le montagne parlano da sole, cioè non avrebbero neanche bisogno di parole per descrivere veramente il gioiello prezioso che abbiamo tutto attorno a noi. Cioè il giro del Sella Ronda in invernale e in estivo è qualcosa che attira sia il ragazzino, il bambino, sia la persona senior, adulta, l'anziano, perché abbiamo talmente tanta una vastità di offerta in termini di passeggiate, di escursioni che vanno dalla cosa più semplice, quindi dal raggiungimento con un semplice sentiero di quelli che sono i rifugi posti anche a bassa quota, sia alla persona che è alla ricerca di qualcosa di più adrenalinico e quindi che si può spingere fino alle cime più alte, come può essere il Piz Boé sul nostro Pordoi, dove da lì può diciamo, raggiungere tramite sentieri ferrati piuttosto che sentieri ha una vastissima scelta diciamo, di opportunità che può soddisfare qualsiasi esigenza, qualsiasi Desiderio, desiderio, ecco, esatto, dei desiderio tanti. diciamo di tutte le persone, ecco. Quindi l'offerta poi oltre ai sentieri viene sostenuta appunto dalla presenza di rifugi che possono essere più o meno diciamo quotati a livello di offerta non solo in termini culinaria ma anche in termini di pernottamenti magari in alta quota dove la persona può sentirsi più a stretto contatto e vivere veramente la montagna 24 ore su 24, quindi non soltanto durante il giorno, ma magari pernottare e godersi anche di un tramonto che su quelle montagne con i colori che offre è davvero qualcosa che
di unico Di che tutti unico quanti da. vengono proprio a cercare. Certo. E queste emozioni sono catturate per esempio anche dalle fotografie, dalle immagini, dai video che voi raccogliete per esempio anche nella vostra pagina social Sì, su Instagram, giusto? esatto. Abbiamo una pagina social dove vengono pubblicate queste immagini, dove si cerca di catturare quelle che sono le luci, come impatta la luce nelle diverse ore del giorno su queste montagne che hanno veramente delle sfaccettature di colore che sono uniche al mondo. E sui nostri social cerchiamo appunto di dare un'offerta, cioè di far vedere quello che noi possiamo offrire, di quello che possono essere, diciamo, tutto. Diciamo le bellezze di questo patrimonio che tutti quanti ci vantano, cioè Sì. Ne siamo, penso andiamo un'offerta unica, ne orgogliosi, andiamo ecco, veramente delle nostre orgogliosi, sì. Dolomiti. Benissimo, allora ricordiamo quindi ancora per chi si fosse collegato in questo momento che la stagione è stata prolungata. Ci aiuta, Sì, fino Patrizia? al 16 di aprile, quindi saremo attivi con i nostri impianti fino al 16 di aprile, tre impianti su quattro perché uno chiuderà l'11. E quindi riusciremo a dare questa offerta per una settimana prolungata rispetto a quello che era inizialmente previsto alla chiusura dell'11. Quindi fino al 16 aspettiamo più possibile i turisti a vedere quelle che sono le nostre piste, la nostra offerta e le nostre bellezze naturali. Benissimo, e poi ovviamente il lavoro, lo sguardo va già verso l'estate e quindi alle tante anche emozioni che questa stagione saprà regalare. Certo. Grazie ancora ai nostri ospiti per essere stati con noi, naturalmente buon lavoro a voi e a tutto il vostro staff. Grazie mille, è Grazie, stato un grazie. piacere, grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.